start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su un gioco un po' particolare, non ne ho portati tantissimi. Il gioco è SimRail, The Railway Simulator, sviluppato dai SimRail e distribuito dai Playway, quelli diciamo di tutti i simulatori di vita, insomma di costruzione delle case, pulizia delle case, insomma. Ed è un grande onore per me poter portare questo gioco. Non è il mio genere, lo ammetto, lo sapete bene, ci sono altre personalità sul tubo che vi portano e vi fanno i tutorial dei vari giochi simulatori di treni. Io non sono un esperto, infatti ho provicchiato il tutorial con insuccesso, ma ho detto perché no, portiamolo e facciamo vedere un attimino come funziona. Il gioco è in Early Access e costa 33,99€. Non costa poco, ma questo è il prezzo già finito. Non dovrebbe aumentare col rilascio. Il rilascio che avverrà entro 3 o 6 mesi. Quindi io penso che entro l'estate o fine estate potremmo vederlo in versione definitiva con nuove locomotive. Verranno aggiunte anche quelle a vapore e operazioni di manovra, perché in gioco possiamo anche camminare. Insomma, dovremmo andare in alcuni casi anche a attivare leve per attivare degli scambi sui binari. È ambientato in Polonia, da quello che ho visto, perché comunque qua si parla di Varsavia, Cracovia, Varsavia, insomma. Questo è un percorso da Katowice a Varsavia ed è un tutorial, quindi andiamo a vedere. Scegliamo la linea e vedete che abbiamo il tutorial con due tipi di treno. In questo caso impareremo il controllo della motrice di questa guidandola lungo il percorso. Io non conosco le meccaniche di una guida di un treno, quindi farò tesoro, diciamo, dell'esperienza fatta un attimo fa con le prime prove. Però, insomma, il video vuole essere anche una dimostrazione di quello che offre il gioco per voi che magari siete esperti o appassionati di treni, o se non addirittura macchinisti, insomma. Quindi saprete dirmi a che livello di realismo ci troviamo in questo momento con questa versione di gioco, con questo gioco addirittura. La cosa molto interessante è che ci dice, vabbè, adesso ci fa fare una cosa carina, guiderà il treno passeggeri 40665 sulla sezione Dabrova Gornica Zabkovice. Noi camminiamo con WSD, tenendo premuto il tasto destro ci guardiamo intorno. Per prima cosa dobbiamo iniziare con la preparazione del treno. La grafica si vede che è ancora un po' pesantina. Cammina verso il treno, dobbiamo aprire un questo qui. E vedete che qua possiamo attivare le batterie. Attivo le batterie. Non c'è nessun segnale che abbiamo attivato le batterie, ma va bene. Sali a bordo. Allora, il gioco ci dice che possiamo premere anche uno per salire, ma in realtà io voglio farvi vedere com'è il treno. Allora, gli scattini sono normali perché si vede che la grafica non è di per sé sta meraviglia. È più un problema di ottimizzazione. Allora, qua poi si entra nella sala del macchinista. In realtà poi, ci possiamo sedere o premendo uno ci troviamo direttamente qua. Abbiamo l'orario. E dobbiamo rispettarlo, non ce la faremo mai. Accendi il radiotelefono, ti consentirà. Ok, accendiamolo. Dobbiamo attivare la cabina e il gioco ci evidenzia dove dobbiamo farlo. Allora, sulla prima posizione. No. Ok. Usa il bottone sulla plancia, che è questo, per disattivare il dispositivo vigilante. Usa il bottone ok e questi sistemi controllo ok. La nostra motrice è alimentata elettricamente dai pattini con la linea di aria di contatto, quindi è necessario sollevare il pantografo. Lo solleviamo, ne abbiamo uno anteriore e uno posteriore. Attendi che faccia contatto. Poi io non so dove guardare adesso tra tutti gli schermi, ma sicuramente ci sarà un indicatore che ci dice che ha fatto contatto. Ora chiudi l'interruttore extra rapido, che è questo. Onestamente, senza farci fingere di essere esperto, non so cosa sia l'interruttore extra rapido, ma io faccio, eseguo. Attendi la sequenza di chiusura del circuito, inoltre attendi che si avvii il compressore e il convertitore. L'operazione corretta di questi dispositivi è necessaria, per esempio, per fornire aria al sistema di frenatura. Sì, perché frenano ad aria come i camion. Ok, ora impostiamo, questa la conosco, si può fare avanti e indietro, imposto in avanti. Imposta i fanali in modo di guida automatica. Eccoli qua. Devo ancora capire bene come funziona. Guida normale. No. No.
guida normale, ok. Muovi la leva del freno continuo in modalità di guida. Vado avanti. Vado avanti, ok. Tieni premuto il pulsante di blocco, di sblocco di condotta generale. Ok, questo qua praticamente ci blocca il treno qualora scattasse un allarme. Dobbiamo rispettare gli orari, quindi sono le 12.03 e alle 12.05 dovremmo partire, tecnicamente. Ora dobbiamo rilasciare il freno di stazionamento, che è questo. Usa il tasto di chiamata dal tuo radiotelefono per confermare la tua disponibilità al regolatore della circolazione, che è questo. Chiamata 1, chiamata 3, non so perché mi faccia fare la chiamata 3, però lo facciamo. Zomkovice, 4665, ready to approach the platforms. Ok. Attendi che la luce bianca appaia sul semaforo, ti permetterà di guidare verso la piattaforma. Ok. Ok, abbiamo luce bianca, quindi possiamo andare. Tecnicamente, credo che... non so se bisogna aspettare, ma... Porta la leva in avanti per accelerare, per usare il più, e questa qui sarebbe. Allora, premiamo più. Controlla la leva per non superare la velocità limite di 25 km/h. Quindi noi praticamente gli diamo un po' di potenza. E aumentiamo la nostra velocità. Dovremmo essere bravi anche a non andare troppo veloci, perché poi se io mollo e torno indietro, vado qui, noi teniamo la velocità stabile. Vedete che qua lampeggiano queste cose qui e mi va in allarme il treno, non so perché, e ve lo chiedo, ecco, se siete esperti, perché andando io devo premere questo tasto qui. Probabilmente, adesso ditemi se sbaglio, è una sorta di controllo per vedere se il macchinista è ancora lì, per vedere se stai vigilando su quello che stai facendo, e se no scatta e devo risbloccare il treno e ripartire, perché il treno si frena in automatico. Non so se la mia intuizione è giusta, però il gioco non me l'ha spiegata sta cosa, infatti ci sono arrivato dopo un attimo. Adesso iniziamo a impostare la forza negativa per frenare, solo che bisogna un attimino prenderci le misure, perché stiamo andando a 15. Vedete che adesso metto meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, iniziamo a frenarci. Concede la... ruotando il selettore, non so se siamo giusti, però facciamo, apriamo le porte a destra, no? Attendi fino all'orario di partenza, chiudi le porte dopo che il regolatore di circolazione è pronto e guida il treno secondo l'orario. In alto a destra dello schermo. Il tachimetro ti mostra la velocità impostata, limite di velocità attuale, ok. Il tuo treno si ferma in stazione, fermata del treno. Presta molta attenzione agli indicatori dei semafori. Presta attenzione anche ai comandi del regolatore della circolazione. Ok, sono le 12.06. Tecnicamente dovremmo partire. Ma è salito qualcuno? Cioè, giusto per capire, perché sennò io adesso prenderò una multa, ma mi sposto un po' avanti, perché secondo me non siamo molto in linea con... Stiamo partendo anche con le porte aperte, tra l'altro. Infatti ci sta togliendo punti. Tanti punti. Chiudo le porte, non riesco a... porte chiuse, ok, e ci spostiamo qua in fondo dove c'è il semaforo, perché ora puoi fermarti. Ok, freniamo. Ok, vedete la forza che abbiamo dato, poi resettiamo. Ok, ci fermiamo, apriamo le porte, adesso fermati. Ok. Ok, fermi, ok, iniziano a vedere. Allora, adesso apriamo le porte a destra. No, destra, ok. Più 100 punti, fermato in stazione, ok. Adesso la gente inizierà a salire, presumo. Provo ad alzarmi, andare a vedere, tanto siamo in ritardo apocalittico. Sì, la gente è già salita. Perfetto, stanno salendo, le porte si sono aperte, stanno giù a chiacchierare, ma... Ok, c'è un timer qua in alto che mi dice... Siamo pronti, quindi partiamo. Posso parlare a loro? Disattiva la possibilità di aprire le porte.
Spingi la leva avanti per accelerare. Perfetto. Andiamo. Siamo oltre il limite. Siamo ampiamente oltre il limite. E abbiamo passato anche il semaforo rosso. Ok, ora si può andare a 40 all'ora. Siamo a 43, ma va bene. Ce lo facciamo andare bene lo stesso. Mi chiedo quanto rispettino i limiti. No, è una curiosità mia e non una provocazione. Allora, 43 all'ora. Per un certo punto arriveremo al punto di avere una velocità massima di 120. Però al momento vedo che in fondo là c'è un semaforo rosso. Quindi, non so, noi continuiamo questa velocità qui. Sì, ci sta levando punti, non tantissimi, però ne abbiamo guadagnati 100, li stiamo perdendo pian piano. Dovrei lasciarlo per accelerare se, con la velocità programmata. Io qua posso scegliere la velocità, impostare la velocità, ma non funziona. Devo studiarmi un attimino come funziona sto sistema. Comunque, 120, ok, possiamo accelerare. Fino a 120. Dandogli una potenza, qua una potenza costante, nel momento in cui la tolgo rimaniamo più o meno fermi. Devo premere il tastino, perché se non lo premo si blocca. Mi risale l'applicazione freno, devo risbloccarla con lo sblocco condotta generale. E boom. Onestamente non so come funziona questo pannello qui, non so niente, non so come impostare la velocità. Qua si può sganciare, qua si può impostare modalità, trazione singola. Allora, intanto qua ci sono altri indicatori ancora, abbiamo 900 metri, 95 all'ora, direi che è il caso di diminuire. Perché tra 700 metri iniziamo ad applicare una forza. Una forza di meno 25. Sta mandando corrente inversa per poter frenare. Cazzo, questa l'ho fatta proprio bene. C'è anche il freno d'emergenza che abbiamo qua, ma non lo farò. Molto bene. Ma questa è stata una gran fermata, eh. Te la rimetto. Ok, apriamo le porte a destra sempre. Quindi teniamo a sinistra. Apri porte a destra. Perfetto. Mamma mia, stiamo andando alla grandissima. Siamo anche in orario, tra l'altro. Siamo in anticipo. Bisogna aspettare 2 minuti. 2 minuti prima di poter partire. Quindi lasciamo le porte aperte. Sono 4 fermate in totale. Abbiamo 1 minuto di ritardo. Non so in base a cosa, perché c'è scritto 12:11, ma... Va bene. Perfetto. Disattiva la possibilità di aprire le porte. Porte chiuse. Fatto. Porte chiuse. Si va. 120 all'ora. Poi è bello che sono praticamente quasi, quasi tutti cliccabili. Lavavetri, bellissimo. E verranno aggiunti anche con la fine dell'early access, come vi ho detto, le locomotive a vapore, gli scambi, le operazioni di manovra, quindi probabilmente aggancio anche vagoni, e anche l'inverno con tutti gli effetti di neve. Bellissimo. Poi per il treno alla neve sono veramente due cose. Stop. Stiamo andando un po' troppo. Adesso abbiamo 900 metri. E tra 3 km il limite scende a 100. Ok. Ottimo, apertura porta a sinistra. Perfetto.
Siamo in ritardo di zero, stiamo andando bene. Aspettiamo che ci facciano sapere, intanto il treno dovrebbe essere. Perfetto. Perfetto. Porte chiuse. Andiamo. Partiti in orario, mai l'avrei detto, mai l'avrei detto. Tra 2 chilometri. Ok. Sì, molto bene. Stiamo arrivando. No, ma sono diverse fermate. Sì, poi non è che sia, diciamo, così vario come gioco. Deve proprio piacervi il discorso del manovrare un treno. Adesso proviamo a fare un esperimento adesso così in chiusura. Mancano 600 metri, quindi direi che si potrebbe iniziare a frenacchiare. Quello del passaggio a livello. Dov'è la stazione che non vedo? Ah, ok. No, non c'era la stazione qua, era semplicemente che ci stanno dicendo adesso che qua in alto a destra dice che occhio che tra 900 metri hai un semaforo rosso. Quindi bisogna aspettare che probabilmente in stazione c'è qualche treno fermo e dobbiamo aspettare. Eccolo lì il semaforo. Ho annullato l'operazione di frenaggio? No, ho capito. Ma mi sono frenato. Aspettate, inizio a avvicinarmi perché vediamo. Tra 100 metri e probabilmente c'è il binario occupato. È affascinante il mondo dei treni, non lo nego. Ok, dobbiamo chiamare il regolatore della circolazione. E qual è? Usa il tasto di chiamata sulla radio. Quale sarà questo? Sì, permesso di entrare in stazione, diventerà verde. Come si fa in aeroporto? Km/h, perfetto. Possiamo andare? Mi avvicinerà sul segnale binario 1. Spero ci mandi sull'1 e non debba fare io il cambio, perché adesso non siamo nel medioevo, credo che sia elettronico il discorso. Siamo 26, non devo ancora interrompere la potenza. Sì, verde, ci consentono di entrare. Diminuisci, ok, 37, siamo giusti come limiti. Cioè, infatti adesso è scattato a 40 e ancora a 120. Abbiamo un semaforo rosso a 1 chilometro, adesso entriamo in stazione pian piano, e questo ci fa capire anche il perché, parlo da profano, i treni entrano molto lentamente in città e molto lentamente spesso in ferrovia, in stazione. Se li fermo al passaggio a livello li vedi passare a 2 all'ora, c'è tutta una serie di segnaletica che sto dicendo l'ovvio, lo so, però
mi affascina. Adesso, come ultima cosa, adesso siamo in ritardissimo, mi chiedo questa cosa qui che cos'è. Se qualcuno di voi lo sa, me lo faccia sapere. Qua c'è la sabbia per quando ghiaccia, la tromba, questo ho sempre sognato. Ma l'ho sempre sognato. Siamo pronti? Siamo in ritardissimo. O siamo in orario? No, siamo in orario. Sti cazzi. Adesso dobbiamo prenderci un attimino le misure. Posso fermarmi? Ok, mi dice il mio capotreno. Quindi freniamo. Apriamo le porte a sinistra. Voglio andare a vedere se si può scendere e vedere un attimino com'è la situa. Salve. Tutto bene? Siete tutti un po' tesi qui. Oh, bella la situazione. Vediamo, sta andando tutto. Ok, bello, bello. Si torna in cabina e qua si riparte. Niente, allora, questo è davvero molto interessante. Si va avanti di nuovo adesso, si riparte nuovamente, quindi si richiudono le porte di nuovo. Ovviamente adesso qua ne manca ancora un po', perché mancano ancora diverse fermate, quindi adesso richiudo, porte chiuse, si riparte nuovamente. Adesso magari non so se salteremo fino a... Uppa, basta, non spingere più perché c'è il limite di velocità. Per 900 metri siamo in limite. Adesso non so se vi salterò direttamente alla fine del tutorial. Comunque sappiate che alla fine, quando avremo finito il tutorial, dovrebbe sbloccarsi anche il multiplayer, quindi la possibilità di giocare con altri giocatori. Onestamente non so se sia già questo attivo con l'early access, non so effettivamente come funzioni, però... Siamo fuori dal limite. Beh, qua possiamo andare. Perfetto. Limite 100 adesso, quindi possiamo andare. Non ci avvisano se ci sono cambi o così. Cioè, il binario è quello giusto. E adesso stiamo andando nuovamente verso... Diamo un'occhiata a questo schermo, che non mi lascia cliccare niente, non mi fa neanche scegliere la velocità al cruise control, quindi non so effettivamente come funzioni. Velocità impostata, stai per entrare in stazione, fermati per Dio! No, non ce la faremo mai. È entrato l'emergenza. Credo. Sì, mi è entrata un blocco d'emergenza. Per la velocità troppo alta. Uno, non ho cliccato la... Vedete? Adesso devo... Il treno si ferma in automatico. Prendo una multa. Si può salire di livello. Alcuni scenari sono, tra l'altro, accessibili solo con il livello giusto. Allora, praticamente... No, ho attivato il freno io d'emergenza. Comunque, tenendo premuto il tasto rosso sulla sblocca condotta generale, sblocchiamo il freno che è rimasto bloccato. E una volta sbloccato, possiamo, aspettando il giusto, possiamo ripartire e andare a fermarci in stazione. Allora non va ancora. Però posso impostare la velocità. Vedete? Ah, si attiva. Ok, facile. Voglio provarlo come ultima mossa, diciamo. Siamo in ritardissimo. Siamo arrivati in ritardo. Comunque, fortunatamente ci dice quando ci possiamo fermare, quindi... Non dobbiamo arrivare per forza in fondo al semaforo.
più o meno qui dovrebbe dirmi, quel lampione lì dovrebbe dirmi puoi fermarti. Sì, infatti. L'ho fatto di nuovo, ho premuto troppe volte il meno e mi è attivato il fermo emergenza. Comunque, attiviamo le porte a sinistra. Si trascina a sinistra per aprire la sinistra, finalmente ho capito. Comunque, sblocchiamolo. Dovremmo poter partire adesso, siamo in ritardo di 3 minuti, verremo puniti severamente. Lasciamogli il tempo di salire, siamo pronti a partire, chiudo, quindi tiro a destra, porte chiuse, avanti. Velocità impostata, andiamo a 50. No, ma l'ho detto di partire. Dobbiamo andare a 50. Fa da solo adesso. Comodo, comoda sta cosa. Non devo più star lì io a. E gli diminuisco quando abbiamo un semaforo. Quindi gli dico portami a quella velocità lì. Abbiamo un semaforo verde tra poco. Gli dico vai a 40. Lui inizia e farina come un pazzo. Magari va anche a 50. Insomma, però. Me l'abbassa da solo, ok, l'avessi scoperto prima sarebbe stato tutto molto 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 più semplice. Comunque dai, adesso abbiamo passato il semaforo. Vai pure a 70, è tranquillo. Invece che giocare con la leva. E se gli dovessi dire fermati? 200. Metri. Abbiamo un semaforo verde, quindi sì, verde, lì vedo arancione, ma va bene. Ok. Tra un chilometro dobbiamo fermarci, quindi inizio a dargli magari uno 0 a 500, 400, 500, non so. Quanto ci vorrà fermare un bestione del genere da 70 all'ora? Iniziamo a farlo andare a 40. Quanta? 600 metri. Ah sì, siamo in stazione. Arriva la station. Bella sta stazione. Ok, appena mettiamo il muso dentro, gli dico 0. Ok, forse abbiamo scoperto il metodo. Ok, apriamo a destra, quando siamo però perfettamente fermi. Ok. Dove siamo? Dovrebbe esserci l'ultima. Bezzin Miasto. No, siamo qua. Ne manca ancora un po' alla fine, dico la verità. 3 minuti di ritardo, quindi va bene, dai, si parte. Chiudo le porte. E poi gli dico di andare a 40 all'ora. Non parte da solo. Lo attivo. 40. No, non parte. 40. No, devo dargli io il via. Sì, non è a comando. Va bene, ragazzi. Allora, il gioco sembra, ovviamente, da quei pochi che ho già provato, mi sembra simile. Mi sembra meno, diciamo, come dire, ne ho provati anche di alcuni abbastanza semplici, abbastanza rilassanti.
Questo diciamo che dà la sua soddisfazione, se vi piace ovviamente si va avanti o indietro, si regolano gli scambi, ma la cosa bella è il controllo. Ah, praticamente qua cosa dobbiamo fare adesso? Bisogna fare qualcosa. Adesso ve la faccio vedere come ultima cosa. Usa il pulsante per chiamare. Ah, sì, non l'abbiamo fatto. E quindi ci punisce. ZIV per chiamare regolatore. Ma dov'è? Qui? Non l'abbiamo fatto. No, non c'è nessuna stazione. Ah, eccolo qua, ZIV. Stiamo facendo un gran casino. Ok, basta, spento tutto. Per un'emergenza, vedete? Ed è praticamente tutto molto cliccabile, ci ha bloccato in emergenza. Adesso abbiamo anche un punto esclamativo. Cioè, se vi piace comunque il fatto di dover gestire, adesso qua non è ancora cliccabile, ma poter gestire tutti i comandi, tutte le varie cose, è bellissimo appunto il lavavetri. Poi non so cos'altro sia cliccabile, niente di queste cose, non c'è altro di cliccabile. Ci sono questi. Bello, veramente molto bello. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e se avete qualche suggerimento, insomma, se volete raccontarmi, se siete dei ferrovieri, dei capitreno, insomma, e vi va di raccontarmi due cose, molto molto volentieri, volentierissimo. Alla prossima e ciao ciao.